Thank you.
praticamente l'ara. Salvatore Mondiro, vuoi iniziare tu? No, comincia Alessandro. Alessandro, com'è andata questa gara? Malissimo, malissimo. Perché dici che è andata male? Dai, sei in mezzo ad amici, ti sei divertito, no, sicuro? Divertito sicuro, ma non va bene, non va bene. No. Dobbiamo migliorare. Vabbè, allora ci spostiamo un po'. C'è una persona che sta zitta, qua che sta sorridendo con gli occhi. Allora, Giulio, dici un po' come è andata questa gara? È andata abbastanza bene, è una partita un po' così così, però tutto sommato abbastanza soddisfatto, molto soddisfatto. Perfetto, mi fa piacere. Fabio, in primis dobbiamo salutare il presidente, giusto? Il presidente lo salutiamo. In questo momento lo salutiamo ancora di più. Sì, eh? Sì. Grande presidente. Grande presidente. Grande presidente. Ci rifaremo presto. Bene, bene. Allora, esperienza nuova, come già mi hai detto nell'altra intervista, con questa macchina. Sì, abbiamo provato questa macchina di Ottaviano, sembra che funzioni bene, c'è da migliorarla, adesso gli diamo delle indicazioni su quello che possiamo fare, vediamo di fare meglio alla prossima. Bene, allora, rimane Salvatore Mondino. Ah, è andata abbastanza bene, poteva andare meglio. Però ho chiuso un secondo posto prima del contesto. Bene, vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto. No, ringrazio soprattutto chi mi sta vicino, poi Di Lucio, Angelo, che mi segue, e tutti amici e famiglia. Bene, vi ringrazio per la vostra intervista su Sport e Foto e ci vediamo alla prossima. Grazie. Andiamo avanti con la classifica della Racing Start 1004. Terzo classificato Pierluigi Brecchi, scuderia Crono Racing. Secondo classificato Salvatore Mondino. Primo classificato Fabio Presta, sempre scuderia Crono Racing. Sul podio.